Oh, amici di Bracciami Ancora, oggi sono a Milano al Mercato Centrale. Siccome è aperto qualche mese fa, io mi ero appuntato che nei miei tour in giro per l'Italia io volevo venire al Mercato Centrale, volevo fare questa experience, questa food experience. Allora, il format del Mercato Centrale probabilmente lo conoscete già, perché c'è una cosa molto simile a Roma, c'è una cosa molto simile a Firenze, c'è una cosa molto simile a Torino, ma dal giorno dell'apertura mi hanno detto che a Milano è leggermente diverso. Sicuramente gli organizzatori qua avranno aggiustato la mira e avranno modificato alcune cose, adesso lo scopriremo nel corso della giornata. Ma di base, perché sono qui? Perché sono venuto ad assaggiare l'American Barbecue di Bastianich. Se ne fa un gran parlare, ne parlano tutti bene, allora mi sono detto andiamo a vedere se questa American Barbecue di Bastianich è solo fuffa, è solo brand, è solo marketing, o se c'è anche della ciccia. Il problema, ragazzi, è uno solo: che l'American Barbecue di Bastianich sta al primo piano. Per arrivare al primo piano devi passare praticamente le sirene tentatrici della rosticceria, la pescheria e la pasticceria, quel negozio che fa riso, quello che fa pasta all'uovo, quello che vende i bolletti, la macelleria. Quindi se famo adesso un giretto al piano terra, poi saliamo sopra nella speranza di aver resistito a tutte le sirene tentatrici. Ah, a proposito, scusate, c'è sta pure Francesca oggi, versami ancora, che non ho capito dove sta, è andata sicuramente a vedere l'enoteca, ma mo l'andiamo a prendere. Namo. Un controfiletto? Ah, appena scottato? Ok, tu passi e ti fanno assaggiare un controfiletto appena scottato. Buono, grazie. Il girarrosto, non male pure quello. L'enoteca e Francesca che ci aspetta. Andiamola a prendere e poi andiamo al piano di sopra. Beccata, consorzio in bocca, Fra, siamo arrivati. Che stai a fotografare? Le chiappe di questa? No, le chiappe di questa. Le di questa. Le bottiglie, quelle che non conosco. Senti, immagino che tu abbia già guardato tutto quello che c'era da guardare. Sì, però non ho assaggiato tutto. Facciamo così, assaggi un'altra volta, magari ci fai un video nel tuo canale di questa esperienza al Mercato Centrale. A noi ci aspettano sul primo piano. Ti seguo? Ti segui? Sì, è per forza, mi devi seguire. Sei obbligato. Sono una tua follower. Io poi ne parlo poco sul canale, ma pure il pesce c'ha il suo perché. Guarda qua, sbegate che banco, te pigli il pesce e te lo cuociono. Entri qua dentro e te vi è voglia di mangiare, te vi è voglia di spendere, te vi è voglia di far girare l'economia, te vi è voglia di alleggerire il portafoglio. C'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ma io volevo chiedere, magari ci sta qualche esperto di marketing più esperto di me, più bravo di me, come definireste l'outfit, lo stile del Mercato Centrale? Perché a me mi sembra un po' scarabocchiato, un po' Basquiat, mezzo catering, molto figo. No, abbiamo sbagliato ingresso, no? No, dobbiamo fare tutto un giro, vieni, che sono di casa, vieni. Ah, c'è il mercato. E qui entri nel tempio dei formaggi. Bello, ci piace. Castagne. Castagna, torta di castagne. Bella la torta di castagna. Piatto di formaggi e salumi, non male. Immagino che qui la gente ce ne sia parecchio. L'addetta stampa, che ringraziamo perché è stata disponibilissima. Ottimo. Grazie a Detta Stampa, di nome Francesca. Ma tutte le Francesche sono delle persone meravigliose. Oh, eccolo! Yeah, siamo arrivati, perfetto. Giovanni, giusto? Ciao Giovanni. Sì, ciao. Allora, Giovanni è il pitmaster di questo posto. Cioè, iniziamo subito così, pam, presentazione, vai. E vai dei brisket. Questo Black Angus americano. Fammelo vedere. Questo è un Black Angus americano, solamente con sale e pepe. Siamo andati a rabbare questo Black Angus formando un bark molto estremo. Questa crosticina fa sì che i succhi rimangano dentro. Affumicato 12 ore con quercia americana e ciliegio. Questo è il risultato. Traduco per chi non è esperto di American barbecue: rabbare significa che hai fatto un mix di spezie, esatto. Giusto? Ok. Abbiamo creato il rub. Il rub è un mix di spezie secondo, diciamo, lo stile americano, e poi per creare il bark, che è la crosticina esterna. Esatto, esatto. Quindi questa miscela di spezie ricopre interamente questo Black Angus, aiutandolo a mantenere la carne molto idratata. Parliamo della punta di petto, ok? Punta di petto che generalmente o
ragazzi, la cuocete così o la preparate così, oppure rischiate che ve mangiate praticamente una cosa immangiabile. E l'abbiamo affumicata, l'hai affumicata? Assolutamente sì, abbiamo uno smoker portato direttamente dagli Stati Uniti. Questo era un forno privato di Joe Bastianich, si usa generalmente per le gare, quindi riesce a dare proprio il giusto fumo ad ogni singolo pezzo di carne. Altra cosa figa dell'American Barbecue è che questi utilizzano il fumo come se fosse un ingrediente, cioè noi utilizziamo il sale, l'olio, l'aceto balsamico e che vi devo dire, le scaglie di parmigiano. Bene, gli americani in quest'altro aspetto sono molto bravi, hanno deciso di utilizzare il fumo come ingrediente. Altra figata, vabbè, ho parlato fino pure troppo. Mamma mia! Giovanni, spiega ai nostri amici che cos'è questa, diciamo, perché una parte è rosa e l'altra no? Allora, questo è lo smoke ring, ovvero questa è la caratteristica di chi affumica. Senza il fumo quest'anello rosa non ci sarebbe. Quindi, amici di Bracimi Ancora, se uno viene e vi dice guarda, ti voglio far assaggiare questo X prodotto affumicato fatto con l'American Barbecue, mi raccomando, occhio, se c'ha lo smoke ring è la prova del 9, altrimenti questa natina fregnaccia. Che capita, no? Capita molto spesso, ho avuto clienti che insinuassero che questa era una parte bruciata. Quindi diciamo dovrebbe sudare, dovrebbe lacrimare se è fatto bene, no? Esatto. Faccio vedere sta lacrima. Lacrima, sì. Il giusto. Giovanni, tu però mi avevi promesso un mix di tutto, perché io ti ho chiesto, senti, quando vengo fammi fare un experience nella, veramente nell'American Barbecue di Bastianich, quindi che mi prepari? Faccio io assolutamente. Allora ragazzi, amici di Bracimi Ancora, è arrivata la ciccia, ce l'ha portata direttamente Irene. Ciao Irene. Ciao ragazzi. Che ci hai portato? Allora, brisket, punta di petto di manzo. Eccolo qua. Sì, ciao. Il pulled pork. Yes. Perfetto. Costolette di maiale glassate in salsa barbecue dolce. Benissimo. Le salsicce che facciamo noi homemade con il cheddar all'interno. Col cheddar all'interno, fantastico. E per terminare il fantastico pastrami, che non eccolo qua, il pastrami dell'American Barbecue. E adesso porto anche il vino. Porti anche il vino? Può seguirti Francesca? Ok, così ho la garanzia di doppia qualità. Grazie a te. Buon appetito ragazzi. Allora, con la nostra carne solitamente consiglio un ciliegiolo. È un vino aromatico, è un vitigno toscano, la mozza, sempre di proprietà di Joe Bastianich. Molto buono perché appunto va ad accompagnare la carne e non va a sovrastare appunto l'affumicato dei vari tagli. Ciliegiolo sì. Questo è il panino di Giovanni in particolare ed è composto con una salsa barbecue dolce, la punta di petto di manzo e per terminare l'alapeño che gli dà quel piccantino finale. Il ciliegiolo di Bastianich, Michele. Ah, ok, perché giustamente Bastianich non si fa parlare indietro e fa pure il vino. Certo. Okay. Qui abbiamo la rappresentazione nella sua massima espressione dell'American Barbecue. Per farvi intendere, è come se io in un piatto volessi rappresentare Roma e i suoi monumenti e mettessi il Colosseo, San Pietro, Piazza Navona, Fontana di Trevi, il Pantheon e che so, qualche tramonto magico che puoi vedere dall'Aventino. Noi italiani conosciamo meglio di altri tagli, diciamo, soprattutto il brisket che ci ha presentato prima Giovanni e il pulled pork che è la spalla di maiale sfilacciata. Ragazzi, ma come si fa a capire se un pulled pork è davvero buono, è fatto bene, cioè se questo pulled pork che ci è arrivato è fatto a mestiere, e come si fa a capire se il brisket è fatto a mestiere, è fatto bene? Io ho chiamato in soccorso due amici di Bracimi Ancora, Marco Mazzè e Luca Bini, che sono due grigliatori molto molto bravi, due pitmaster che hanno interpretato l'American Barbecue, lo hanno portato qui in Italia, quindi sanno quello che dicono e sanno di cosa sto parlando, e a loro due chiedo: Marco, spiegami bene, io per capire se un pulled pork è fatto bene, cosa devo guardare? Ciao Michele, ciao a te e a tutti gli amici di Bracimi Ancora. Beh, nel pulled pork, prima di tutto, vederlo, si devono riconoscere bene le fibre, ci deve essere un pochino di crosticina, lo smoke ring, sia il gusto
che alla visione si deve vedere che è umido, non secco. Devi sapere soprattutto di maiale con la nota di affumicatura, soprattutto una nota, non deve essere esageratamente affumicato. E poi deve essere buono. Dipende poi dal salsa e rub che utilizzano, ma deve essere buono, deve avere un gusto equilibrato. Per il resto, goditela. Ti saluto dalla nostra Academy di Roma. Ciao bello, ciao a tutti. Pulled pork. Parliamo della spalla del maiale, anche quella ha avuto una cottura lenta, lenta, lenta. Pulled vuol dire tirare, quindi maiale sfilacciato, perché tu lo devi slabrare. Ma ci vanno delle salse? Ci andrebbero delle salse? No, ce le puoi mettere delle salse. Ok, anche questo risponde ai requisiti di Marco. Secondo me però questo va arricchito con tante salse, perché sennò ti rimane stoppaccioso. Con questo è buonissimo, esatto. Ma ci devi mettere il cetriolino. Le salse, ragazzi, sono fondamentali nell'American barbecue per un motivo molto semplice. La carne rischia certe volte di rimanere stoppacciosa e quindi la salsa è fondamentale, perché altrimenti questo pulled pork, per esempio, va necessariamente accompagnato con la salsa. E tecnicamente è anche fatto bene, però se lo metti in bocca così ti affatica la masticazione. Se intigni è tutto un altro pianeta. Caro Luca, per capire se questo brisket è fatto bene, io su cosa mi devo soffermare? Dimmelo te! Ciao Michele, per quanto riguarda invece il brisket, bene o male quasi la stessa cosa, ma lasciamo perdere la sfilacciatura, no? Dovresti trovarti una bella fetta di 6-8 mm circa, dovresti fare la prova di mettere la fetta sopra il dito e vedere se fa una U perfetta e sia completamente morbido. Qui anche lui avrà una bella speziatura intorno, un bellissimo smoke ring intorno che ti ricorda una affumicatura fatta bene, ma anche questa non dovrà sovrastare comunque il classico gusto. Penso che sicuramente te l'avrà fatto in Texas style, cioè quindi un sale, pepe e aglio classico, quindi sarà bello pepato e bello saporito. Però la prova del 9 del perfetto pitmaster è prendere la fetta dall'estremità, tirarla e deve fare una spaccatura esattamente al centro, proprio verticale. Se fosse tutta a zig zag, ovviamente non sarebbero i muscoli, che non sarebbero cotti bene, si sfibrano per strappo e non semplicemente perché la carne ha preso la giusta cottura e ha fatto il suo giusto riposo. Ciao Michele! Allora vediamo, ragazzi, vediamo se sto brisket risponde alle caratteristiche che Luca ci ha detto di prendere in considerazione. Va bene. Gelatinoso? È gelatinoso. Tu sei esperto? Io ti dico che è buono. Rispecchia in pieno quello che ci ha detto Luca. L'unica cosa che può cambiare di volta in volta è il rub, che viene fatto a libera interpretazione del pitmaster. Qui, secondo me, c'è un pizzico di pepe di troppo, ma sono i miei personalissimi pareri, perché io non sono un grande amante del pepe. Però, ragazzi, me ne mangerei una tonnellata di questo brisket, eh? Vedi qua, guarda che si spappa praticamente, guarda, si spappa. No, è tenerissimo. Costoletta di maiale, anche qui vedete, ragazzi, ci sta lo smoke ring, no? La parte che denota la affumicatura. Assaggiamo, one bite, un morso. Incredibile, nota agrodolce, ci sta, buono. Ben, ragazzi, è arrivato il momento del pastrami. Se il brisket è il petto del manzo, il pastrami è la pancia. In realtà, ragazzi, lo sapete, la ricetta originaria è rumena, quindi arriva dall'est Europa, poi gli immigrati rumeni sono andati negli Stati Uniti, sono diventati mezzi americani, mezzi dell'est Europa. Insomma, per farvela breve, il pastrami è diventato alla fine un cibo di strada tipico anche della cultura statunitense. Ma lo sai perché è diventato famoso in tutto il mondo il pastrami? Non lo so, no, perché? Oltre perché è buono. È buonissimo. Perché è il protagonista di una scena di un film. Se ti dico Harry, ti presento Sally. Me la ricordo perfettamente. Loro due stanno mangiando in quel bar un pastrami. E io non so riconoscere la differenza? No. Sei ridicolo. Ti senti bene? Bene Michele, io il pastrami lo mangio, mi piace molto, però non fingo, mai. Che ci manca? Il panino! Il pane morbiduccio tipico degli hamburger americani, bello! Ma sì, ci sanno fare, ragazzi, dai, fanno un piatto che è bello pure da vedere.
Tu ci sta a mortacci quanto è buono tutto. C'è la nota piccante, ma piace a me. Guarda che il pane non è invece un pane che incontri tutti i giorni, è buonissimo, eh? Nota tecnica finale, ragazzi, questo non è la bruciatura, è semplicemente il colore tostato del mix di spezie che è stato usato per insaporire la nostra carne, quindi non stiamo parlando di carne bruciata. Conclusioni di questa mia esperienza qui al mercato centrale assaggiando il barbecue di Bastianich. Vi dico la verità, ero partito con un po' di pregiudizi perché ero non convinto, no, ma sospettavo che questa offerta gastronomica di Bastianich fosse principalmente marketing. Invece devo dire che l'hanno proprio studiata bene, perché quello che mangi è molto 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 buono, molto 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 credibile, e secondo me può convincere anche quegli intrippati di American Barbecue, i fissatoni veri. Comunque, a prescindere da questo, è il format del mercato centrale che è figo, ragazzi, perché c'è sta un po' di tutto. Secondo me tanti piccoli amministratori, tanti comuni d'Italia potrebbero prendere spunto da questi format e magari cogliere lo spunto del mercato centrale per rivitalizzare i mercati rionali, che secondo me hanno un potenziale infinito e che nel corso degli anni abbiamo perduto. Quindi spero che questo video sia piaciuto a chi è incuriosito dell'American Barbecue, B a chi vorrebbe venire al mercato centrale a farsi una magnata, e così bene o male spero di averlo indirizzato, ma magari in ultima istanza, in ultima battuta, a qualche sindaco in giro per l'Italia che magari gli si accende la lampadina e mi rivitalizza un mercato creando e costruendo dei format che oggi sono molto rari in Italia. Spero di avervi detto davvero tutto, spero di avervi soddisfatto e che questo video vi piaccia. Non ho null'altro da dire, ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!